Workout HIIT, divertente e impegnativo. L'esercizio principale è l'affondo con salto col ginocchio sollevato. Alleneremo forza e coordinazione. Buon allenamento! Iniziamo, gambe divaricate e scendi fino al ginocchio. Lentamente. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia, skip alto, 20 secondi. Non forzare il movimento, stiamo solo riscaldando il corpo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio, calciate i glutei, ritmo sostenuto. Cerca di toccare i glutei con i talloni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ora gambe divaricate, posizione di mezzo squat. Inspira e inarca la schiena, fuori l'aria e crea una curva con la colonna. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia, incrocio braccia gambe. Inspira quando sali ed espira quando scendi. Cinque, 4, 3, 2, 1. Slanci, via, gamba sinistra in avanti. Cerca di toccare la punta del piede con la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Fermati. Prendi con la mano il piede sinistro e tieni la schiena dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia gamba. Prendi con la mano il piede destro e non sbilanciarti in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ora divarica le gambe e scendi frontalmente. Rilassati in posizione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Affondo laterale e mano a piede al posto. Non sbilanciarti in avanti. Inizia a prendere il ritmo. Siamo a metà del riscaldamento. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, calciata saltellata, 30 secondi. Saltella portando i talloni al gluteo. Ritmo costante e sostenuto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Via, jumping jack. Facciamo un po' di cardio per prepararci alla sessione HIIT. Salta sull'avampiede e sincronizza braccia e gambe. Respira durante l'esecuzione dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Via, solo squat, 30 secondi. Ginocchio che non supera la punta del piede e bacino arretrato. Cerca di scendere col bacino fino alla linea del ginocchio.
5, 4, 3, 2, 1. Ok, mobilizzazione della colonna. Ancora un po' di allungamento e iniziamo la sessione HIIT. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia, gambe divaricate e scendi. Appoggia le mani a terra o alle caviglie. Cinque, quattro, tre, due, uno. Resta in posizione. Spostati verso la gamba destra. Prendi la gamba e rimani in posizione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ora spostati piano piano verso sinistra. Mani al piede o alla caviglia. Respira e resta in posizione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ora sali e slancia la gamba destra. Movimento controllato e preciso. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia, skip alto. Tocca con le ginocchia le mani. Prendi ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Giù in plank. Braccia tese, testa, schiena e bacino sulla stessa linea. Addome contratto. Ora iniziamo l'allenamento. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Sali, posizione di mezzo squat, due torsioni e pugno. Dai ritmo al movimento e non esagerare la rotazione del tronco. Espira quando tiri il pugno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Iniziamo. Affondo indietro, salto e ginocchio su. Gamba sinistra. Velocità e controllo. In affondo, scarica il peso del corpo al centro del movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera, step touch. Ora continueremo con 30 secondi ad alta intensità e 30 secondi di recupero con lo step touch. Durante lo step touch recupera energie. Cinque, quattro, tre, due, uno. Via, jumping jack, 30 secondi. Alza l'intensità. Movimento coordinato e con ritmo sostenuto. Respira, non restare in apnea. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera, sempre step touch. Movimento lento e controllato. In questa fase devi recuperare. Preparati per l'affondo indietro e salto con ginocchio sollevato.
5, 4, 3, 2, 1, via, ora con la destra, affondo indietro, salto e ginocchio su, tieni il ritmo e massima concentrazione sulla coordinazione, usa le braccia per controllare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera, step touch lento ma fatto bene. Solleva bene i piedi da terra e mantieni un ritmo costante. Dieci secondi e continuiamo con affondo e salto, gamba sinistra. 3, 2, 1, via, gamba sinistra, affondo indietro, salto e ginocchio su, in affondo sale il braccio sinistro e in salto sale il braccio destro, tieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. L'esercizio a fondo e salto richiede molta coordinazione. Una volta capito il meccanismo, troverai poche difficoltà. Dieci secondi. 5, 4, 3, 2, 1, riprendi, jumping jack, ritmo sostenuto, salta sull'avampiede, coordina il movimento, braccia, gambe e respira, dai, altri 15 secondi, cinque, quattro, tre, due, uno, ok, recupera, step touch. Preparati per affondo e salto con gamba destra. Ricorda, in affondo braccio destro su e in salto braccio sinistro su. Cinque, quattro, tre, due, uno, via, affondo e salto, gamba destra. Ora conosci bene il movimento, concentrati sull'esecuzione e sull'esplosività. Respira sempre durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, pausa, 30 secondi di step touch. Riprendi energie e poi riprendiamo con affondo e salto. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, via, gamba sinistra, affondo e salto. Coordina bene le braccia con le gambe. Mantieni il movimento su un'unica linea e scarica il peso al centro. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera. Movimento coordinato, lento e controllato. Aiutati con le braccia e respira profondamente.
5, 4, 3, 2, 1. Jumping check, salta. L'ampiezza delle gambe è leggermente più larga delle spalle. Le braccia sono leggermente piegate. Quattro, tre, due, uno, respira, step touch. Siamo a metà sessione. Abbiamo inserito pochi esercizi per farti imparare l'affondo e salto. Concentrati e preparati. Cinque, quattro, tre, due, uno. Riprendiamo, gamba destra, affondo e salto. Esplosività e coordinazione. Braccia e gambe sono sincronizzate. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera. Respiri profondi e corpo sempre in movimento. Preparati per affondo e salto gamba sinistra. Cinque, quattro, tre, due, uno, via, ancora a fondo e salto. A fondo, braccio sinistro su. Salto, braccio destro su. Continua e sincronizza la respirazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera. Siamo quasi alla fine. Ancora qualche blocco e passiamo ad affaticamento. Preparati per il jumping check. Cinque, quattro, tre, due, uno, via, jumping jack. Mancano poche sessioni. Se te la senti, alza il ritmo. Movimento sempre controllato e preciso. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera. Iniziamo il conto alla rovescia, mancano quattro blocchi. Respira e recupera tutte le energie. Riprendiamo con affondo e salto gamba destra. Cinque, quattro, tre, due, uno, via, dai il massimo, affondo e salto gamba destra. Concentrazione massima. Continua a respirare. Mi raccomando, lavora su un'unica linea. Cinque, quattro, tre, due, uno, recupera, meno tre, solo tre blocchi a termine. L'affondo e salto, o lo ami o lo odi. Preparati per il penultimo affondo e salto con la gamba sinistra.
5, 4, 3, 2, 1, via, gamba sinistra, movimento fluido, ritmo costante, massimo equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera, meno due blocchi a termine. Ci siamo quasi. Un jumping jack e l'ultimo affondo e salto. Respira, recupera energie e continua con lo step touch. Cinque, quattro, tre, due, uno, via, ultimo jumping jack. Esplosività, coordinazione, atterraggio delicato e ritmo. Ancora 15 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, riposa, ultimo blocco. Manca solo l'affondo e salto con la gamba destra, poi riossigeniamo tutto il corpo. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai, gamba destra, alza bene il ginocchio e scendi bene in affondo. Le braccia vanno da sole, il movimento è fluido e coordinato. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, finito. Ora iniziamo a recuperare le forze. Step touch lento e mantieni il ritmo costante. Cinque, quattro, tre, due, uno, respira profondamente. Ora riossigeniamo tutto il corpo. Inspiro e le braccia vanno su, espiri e le braccia vanno giù. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia, gambe divaricate e scendi frontalmente. Appoggia le mani a terra o alle caviglie. Cinque, quattro, tre, due, uno, resta in posizione, spostati verso la gamba destra. Prendi la gamba e rimani in posizione. Mi raccomando, respira. 5, 4, 3, 2, 1. Ora spostati piano piano verso sinistra. Mani al piede o alla caviglia. Resta in posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Ora gambe divaricate. Posizione di mezzo squat. Inspira e inarca la schiena. Fuori l'aria e crea una curva con la colonna. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, circonduzione braccia in avanti.
Distendi bene le braccia. Cinque, quattro, tre, due, uno, ora indietro. Crea dei cerchi ampi e fai il movimento lentamente. Cinque, quattro, tre, due, uno. Prendi con la mano il piede sinistro e tieni la schiena dritta. Resta in equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia gamba. Prendi il piede destro e non sbilanciarti in avanti. Controlla la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Ora incrocia la gamba destra e scendi. Resta in posizione e rilassati. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia gamba. Incrocia la sinistra e scendi frontalmente. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo allenamento è terminato.